Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Europa ancora alle prese col maltempo, Europa nord-occidentale, Inghilterra, Francia, Belgio, Germania ancora in ginocchio a causa dell'ondata di gelo e di neve, traffico in tilt. E proprio dal nord Atlantico arriva il maltempo che ci ha interessato e ci interesserà anche nel corso delle prossime ore in Italia. Molte le notizie di oggi, dunque diamo spazio subito iniziando dal sommario. Nuova perturbazione di origine atlantica sarà responsabile di una forte ondata di piogge temporali che coinvolgerà tutte le regioni del centro-sud Italia. Temperature in diminuzione e forti venti sui mari. Nella strada che porta al weekend, molte regioni d'Italia dovranno fare i conti con nubi e piogge. Forti venti da est riporteranno il freddo su tutto il paese, con forti gelate in pianura padana. Ettari di foresta amazzonica presi di mira dalla compagnia petrolifera Petroamazon. La tribù di Quechua è pronta a battersi sino alla fine per difendere la propria casa dalla nuova minaccia. Allarme meteo e traffico sui social network. Tra poco sarà ufficiale. Per coordinare e gestire in tempo reale le informazioni tra cittadini ed enti interessati è in arrivo il progetto Torcia. E il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse ore l'Europa si è aggravato, 2 morti, 5.000 scuole chiuse, più di 175 voli cancellati, soprattutto in Inghilterra, la situazione non è facile neanche in Francia, Belgio e Germania. E le temperature caleranno nel corso delle prossime ore. Adesso colleghiamoci con il nostro meteorologo Matteo Zanetti per verificare che cosa sta succedendo e soprattutto come cambierà il tempo in Italia nel corso delle prossime ore. A te Matteo. Buonasera Serena e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ebbene, siamo alle porte di una forte fase di maltempo di stampo invernale. Una perturbazione sta per arrivare sulla nostra penisola, la possiamo già vedere con l'aiuto della nostra animazione satellitare. Eccolo qui, il profondo centro di bassa pressione presente sull'oceano, al largo della Francia e delle isole britanniche, che si sta muovendo lentamente verso est. Ebbene, domani questo centro di bassa pressione si approfondirà ulteriormente sul Golfo del Leone e si avvicinerà pericolosamente alla Sardegna e alla costa, provocando maltempo su tutte le regioni tirreniche, sia quelle del centro che quelle del sud. Andiamo quindi nel dettaglio della previsione proprio per la giornata di domani. Vedete che domani al nord il tempo sarà buono, con poche nubi, specie sul Triveneto, qualche nube in più in arrivo nel corso del pomeriggio e della serata sul nord-ovest, specie sulla Liguria, con qualche pioggia e nevicate che sul Piemonte sud-occidentale potrebbero raggiungere anche le quote di pianura. Temperature in aumento grazie al soleggiamento, vedete, fino a 6-7 gradi, minime però ancora vicine allo zero. Ma siamo alle regioni centrali che domani verranno colpite da questa forte ondata di maltempo. Arriverà nel pomeriggio sotto forma di temporali sul Lazio e sulla Toscana. Peggioramento nel corso della sera anche sull'Appennino, con quota neve oltre i 1000 metri. Poi nella notte qualche pioggia potrà arrivare anche sul versante adriatico. I venti saranno forti, provenienti da sud-ovest. Nelle regioni del sud stesso discorso per quanto riguarda il versante tirrenico. Eccoli qui i temporali, vedete, li abbiamo segnalati sulla Campania e sulla Calabria tirrenica, anche forte attenzione nella seconda parte della giornata. Per quanto riguarda la Puglia invece, nuvolosità sparsa, in aumento però nel corso della giornata, con qualche temporale in serata sul Salento. Le temperature saranno ancora piuttosto miti, con valori massimi fino a 13-14 gradi e venti che cominceranno a essere intensi provenienti da sud sud-ovest. Ma andiamo nell'occhio del ciclone. La Sardegna domani vedrà sicuramente il tempo peggiore, con forti temporali per tutto il corso della giornata, sia a nord che a sud dell'isola, con temperature massime tra i 10 e i 12 gradi. Per quanto riguarda la Sicilia, peggioramento dal pomeriggio, con temporali sul Trapanese, sul Palermitano, poi anche su tutta l'isola. Ecco, meno probabili invece per quanto riguarda il versante meridionale. I venti, li vedete, cominceranno a essere anche qui intensi, provenienti da ovest sud-ovest, con raffiche fino a 40-50 km orari. Ti ringrazio Matteo, ci sarà dunque questo crollo della pressione nel mare, compreso tra la Sardegna e le Baleari, quindi intensificazione dei venti come già ci hai detto tu, però dato insomma le forti raffiche che giungeranno sulla costa occidentale della Sardegna così come sul Tirreno, forse è il caso di fare un approfondimento. Ricolleghiamoci con Matteo.
Ci concentriamo quindi nel dettaglio del maltempo che arriverà domani proprio sull'isola della Sardegna, osservando questa mappa che mostra la pressione e il vento alle ore 7. Vedete che il centro di bassa pressione sarà già attivo a ovest della Corsica e della Sardegna, con venti che cominceranno a essere forti, vedete, con raffiche oltre i 50 km/h proprio nel sud-ovest dell'isola. Però poi nel corso della giornata ci sarà un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche da parte, ecco, di questo ciclone mediterraneo, perché in realtà è proprio un ciclone. Tutte le basse pressioni che si formano sui nostri mari possono essere chiamate così, sicuramente hanno, ecco, caratteristiche diverse dai grandi cicloni tropicali che ogni anno coinvolgono gli Stati Uniti, per esempio. Comunque vedete che nel pomeriggio il centro di bassa pressione sarà ancora attivo a ovest della Corsica, con i venti che cominceranno a essere veramente forti. Guardate la nostra leggenda, valori medi vicini agli 80 km/h, con raffiche che potrebbero sfiorare i 100-110 km/h. Poi nella serata vedete che la depressione si avvicinerà alla Sardegna, guardate i venti che proverranno da ovest proprio su questa zona, la pressione, guardate, che sarà minima proprio sulle bocche di Bonifacio. In mattinata ci sarà il clou, possibili mareggiate, attenzione, sulla costa occidentale della Sardegna. Guardate i colori qui, vedete il viola, il rosso proprio sul canale di Sardegna, ossia con venti medi tra i 70-80 km/h, ma con raffiche che potrebbero essere tra i 90 e i 100 km/h. Attenzione alle onde che potrebbero raggiungere anche i 6-7 metri. Cambiamo momentaneamente argomento. Comunque sul sito classmeteo.com trovate come sempre tutti i dettagli dal punto di vista meteorologico. Parliamo di cambiamenti climatici perché la foresta amazzonica già sta subendo i danni causati appunto da questi cambiamenti. Lo afferma uno studio della NASA secondo cui un'area pari alla California non riesce più a riprendersi dalla siccità. I ricercatori hanno analizzato le immagini ottenute dai radar di due satelliti tra il 2000 e il 2009 e hanno misurato sia la quantità di pioggia che la struttura della volta della foresta. Durante l'estate 2005 un'area di più di 70.000 km quadrati nella parte sud-occidentale della foresta, che vedete da questa immagine, ha subito una siccità molto grave che ha causato cambiamenti del fogliame della volta degli alberi registrabili da satellite e corrispondenti a perdita di rami ma anche di interi alberi. Metà di quest'area non è riuscita a riprendersi fino al 2010, anno di un'altra intensa siccità. Secondo lo studio, il ripetersi della siccità con sempre maggiore frequenza, uno degli effetti per l'appunto dei cambiamenti climatici, sta fiaccando la resistenza di ampie porzioni della foresta e quindi ovviamente questo ecosistema è in netta difficoltà. Purtroppo, restando in Amazzonia, i problemi non finiscono, perché oltre alla siccità a minacciare il polmone verde del nostro pianeta ci si mette anche la compagnia petrolifera Petro Amazons. Non solo 70.000 ettari di foreste sono a rischio, ma anche la sopravvivenza delle tribù locali, che non hanno in ogni caso nessuna intenzione di arrendersi. L'Amazzonia, il polmone verde della terra, sta pulsando sì, ma di dolore. La nuova minaccia che incombe sulla foresta si chiama Petro Amazons, un'importante compagnia sudamericana che va a caccia dell'oro nero. In difesa dei 70.000 ettari di terreno a rischio si schiera una tribù dell'Ecuador. I Quichua lanciano dal cuore verde un grido di protesta, pronti a difendere la propria casa da uno dei più grossi progetti di estrazione petrolifera di sempre. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Guardian, il quale spiega come la tribù, sostenuta da un vero e proprio esercito di giornalisti, abbia deciso di non abbandonare la foresta. Nel frattempo, invece, l'Ecuador si prepara a schierare i propri soldati, dalle cui armi i Quichua non potranno difendersi. Una vicenda che sembra attingere dal passato, quando i conquistatori europei sbarcarono nelle Indie di Colombo e in nome dell'oro intrapresero una lotta impari contro le popolazioni locali. La situazione si ripresenta, anche se questa volta l'oro si tinge di nero. Ma
Gary Moench, avvocato di Londra, ha scoperto che già in due precedenti incontri la comunità locale aveva rifiutato un'offerta economica da parte della famosa società petrolifera. Purtroppo però un capovillaggio ha firmato senza l'autorizzazione della comunità un permesso allo sfruttamento del suolo a favore della società in questione. Un gesto ingiustificato che offre alla Petro Amazons un pretesto legale per l'avanzata del progetto. In gioco ora c'è uno tra gli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo e i Quechua sono pronti a battersi fino alla morte per difendere la foresta. La situazione è però drammatica. Lo sciamano del villaggio ha spiegato che se l'esercito arriverà armato, il conflitto finirà tragicamente. Restiamo nell'America meridionale, però spingiamoci più a sud, immergiamoci nei territori della Patagonia argentina, perché nei giorni scorsi c'è stata un'anomala ondata di calore che ha colpito quei territori e anche le Ande cilene, con temperature che sono andate oltre i 37 gradi centigradi. Ma ancora più insoliti sono gli oltre 34-35 gradi centigradi toccati lungo la costa cilena centro-meridionale, quindi ancora più a sud. Si tratta di valori molto alti, dato che le coste cilene centro-meridionali in questa stagione hanno clima piuttosto mite e umido. Ma guardate questa immagine, vedete esattamente la posizione del ghiacciaio Perito Moreno e nella stazione Perito Moreno è stata registrata una temperatura pari a 34,4 centigradi, esattamente domenica 19 gennaio, quindi domenica scorsa, superando di ben mezzo grado il record precedente. Ma la cosa che rende ancor più incredibile questo record è che la stazione del Perito Moreno è detentrice anche del record nazionale argentino di freddo. Nel luglio 2000 Perito Moreno è scesa a meno 25,7 gradi centigradi, registrando così la temperatura più bassa dell'intera rete nazionale argentina. Quali sono le conseguenze di questi sbalzi di temperatura, non solo, soprattutto dell'ondata di caldo che ha colpito quella zona? Le conseguenze si ripercuotono soprattutto sulla salute dei ghiacciai. Guardiamo delle immagini che riguardano il Perito Moreno e lo stato di salute, perché queste immagini sono il chiaro effetto di quel che succede quando le temperature salgono troppo. I ghiacciai non riescono più a sopravvivere. Questo è un video amatoriale che è stato registrato e che dimostra come il ghiacciaio Perito Moreno in questi anni si trovi in sofferenza. Molte persone, ecco, guardate, si vedono i primi crolli. Erano lì, sentite anche le voci. Un intero costone del ghiacciaio è letteralmente crollato perché a causa delle temperature non è riuscito più a mantenere la sua solidità. Questo è un fatto molto grave, nonostante comunque abbiate sentito delle voci di stupore, quasi di gioia. Continuiamo a monitorare la situazione. Ovviamente tutti gli approfondimenti li trovate sul nostro sito internet classmeteo.com. Scriveteci anche se avete dei dubbi. Proprio lì, nei pressi della Patagonia argentina, più a sud, in realtà in mezzo al mare, si trova un nostro famoso navigatore, un famoso velista, Giovanni Soldini, che insieme al team di Maserati è partito il 31 dicembre 2012 da New York per cercare di battere il record della tratta New York-San Francisco, passando da Capo Horn. L'attuale record dei monoscafi, quindi delle barche con uno scafo, è detenuto dal francese Yves Perlier, che nel 1998, a bordo del 60 piedi Aquitaine Innovation, ha impiegato 57 giorni, 3 ore e 2 minuti. Quello che ha detto, scrivendo un Twitter, Soldini questa mattina, è che stanno avanzando con molta fatica. C'è pochissimo vento, racconta per l'appunto Giovanni alle 7 di questa mattina. Mancano ancora 49 miglia per arrivare a Capo Horn. In 7 ore hanno fatto solo 30 miglia, questo a causa del poco vento. E lottano per avanzare miglio per miglio verso la meta. Maserati è partita esattamente 21 giorni e 20 ore fa. Sul nostro sito internet seguiamo questa bellissima avventura. Adesso per i dettagli colleghiamoci con il nostro meteorologo Matteo Zanetti, anche per capire a che clima loro sono soggetti in questo momento. A te, Matteo. Sì, Soldini e il suo team si trovano in quello che è soprannominato il cimitero delle navi, quindi si intuisce anche la difficoltà di questo passaggio. Tutti i nostri telespettatori possono seguire questa avventura grazie anche al nostro sito classmeteo.com, dove abbiamo incorporato in uno dei nostri articoli la mappa interattiva del viaggio di Giovanni appunto e di Maserati. Ecco, stiamo per vedere anche le immagini, ringrazio la regia, ecco la partenza e vedete anche nel mare delle freccette. Ecco, le freccette sono le condizioni del vento nel momento del passaggio.
passaggio della nave che vedete scendere, vedete al largo della Centro America, qui al largo del Sud America, e vedete che nei giorni scorsi appunto, ecco, Sollini è arrivato verso sud, vedete sulle coste del Brasile, sulle coste dell'Argentina, e in queste ore si trova proprio vicino a Capo Horn, quindi ecco, potete seguire questa avventura anche attraverso il nostro sito internet. Come detto, è chiamato il cimitero delle navi e venne doppiato per la prima volta nel 1616 ed è famoso appunto per le estreme condizioni meteorologiche che caratterizzano questo passaggio. Lì infatti si incontrano le acque di due diversi oceani e la zona è battuta da forti venti circumpolari che spirano da ovest verso est, le raffiche possono facilmente superare i 200 km orari, ma curiose sono anche le caratteristiche del fondale marino che passa da 4.000 a 100 metri di profondità in poche miglia. Sono anche quindi frequenti onde spaventose, la marina cilena ha registrato qui onde con altezze superiori ai 20 metri e non sono rari gli iceberg alla deriva. La temperatura dell'aria è di circa 12 gradi in estate, parliamo ovviamente di gennaio perché siamo nell'emisfero sud, e di meno 5 gradi in inverno, quindi ecco all'incirca nel mese di luglio. La temperatura dell'acqua invece è sempre prossima allo zero, quindi sicuramente in inverno le condizioni sono spesso tempestose, ma ecco, per fortuna il team di Sollini in questo momento si trova in acque piuttosto calme per questa zona. Ringraziamo come sempre tutti i Meteo Warriors per foto, video e segnalazioni. Continuate a dirci che tempo fa a casa vostra, nei paesi che visitate, scattate foto, registrate video. Poi andate nell'home page del nostro sito internet classmeteo.com. Trovate l'apposita sezione, si chiama Community Meteo Warriors, è molto semplice. Entrate, bastano pochissimi dati personali per registrarsi e poi proprio in questa pagina potete caricare il materiale. E il più bello, lo vedremo insieme qui a Prometeo in diretta TV. E poi ci sono i social network, Facebook, questa è la nostra pagina. Schiacciate mi piace, avrete sempre le previsioni del tempo aggiornate da noi e non solo, la possibilità di interagire con noi anche tramite la pagina di Prometeo, questa trasmissione. Seguite il backstage, dateci dei suggerimenti se volete parlare di qualche argomento e approfondirlo insieme a noi in puntata. Ora ci aspetta qualche secondo di pubblicità, dopo continuiamo con gli approfondimenti. Ci vediamo fra pochissimo.